non tanto in termini di perdita di navi, ma in termini di riduzione del traffico. Le evidenze che abbiamo in termini di booking per questi 2 mesi parlano probabilmente di un meno 20% rispetto all'anno scorso, derivante dal fatto che ottobre-novembre sono i mesi di peak season per la stagione natalizia e la merce non vuole correre il rischio di non essere sugli scaffali in tempo reale. Se il porto di Genova sarà in grado di dimostrare che invece è quel restante 80% di merce che continua a passare dal porto di Genova, non avrà ritardi, non avrà disservizi particolari, credo che poi questa riduzione possa essere in qualche modo recuperata. Ma in ogni caso noi dobbiamo essere perfettamente consapevoli che oggi il porto di Genova riesce a fornire un servizio adeguato alla merce solo perché sta facendo degli sforzi immani che non possono durare in eterno, e quindi da qui la necessità indispensabile di avere tempi certi sul ripristino e la ricostruzione di un nuovo ponte. Ma lo stato di salute secondo me è ragionevolmente positivo. Indubbiamente siamo tutti presi dalla risoluzione delle problematiche per cercare che le conseguenze dell'effetto della disgrazia del Ponte Morandi non incida più di tanto sulle ricadute di volumi sostanzialmente, però direi che sono ragionevolmente ottimista. Quali sono i rischi più grandi, le sfide da superare nei prossimi mesi per il porto di Genova, per i porti della Liguria? Beh, sicuramente è la necessità di fare degli investimenti, infrastrutturali, dico forse una cosa scontata, ma è quello intorno al quale ruota tutto. Beh, il porto di Genova ha la febbre, ma una febbre già alta, speriamo che non diventi poi una febbre da delirio. Purtroppo i problemi sono noti a tutti, sono legati al post Morandi, ma anche alla difficoltà che il porto aveva già prima del crollo purtroppo del ponte. Oggi si affronta un tema importante, quello legato ai riflessi che le megaships hanno in relazione alle attività portuali che si sviluppano dal momento dello sbarco, del contenitore in poi. È un tema su cui è necessario riflettere perché non dimentichiamoci che la logistica a 360 gradi sta cambiando pelle e si deve riorganizzare alla luce di esigenze operative, di volumi che prima non si conoscevano nelle loro dimensioni e nelle loro tempistiche. Per cui oggi l'occasione è estremamente importante per avviare una riflessione, un ragionamento anche tecnico, ma legato anche ad elementi di tipo economico.